andavate, qual era la vostra destinazione? Noi non sapevamo praticamente nulla. Avevamo visto alla stazione di Fossoli il cartello con la destinazione sui vagoni. Con sopra scarabocchiato Auschwitz. Ma non sapevamo dove fosse. Abbiamo creduto che fosse Austerlitz. Pensavamo ma sarà qualche parte in Boemia. A quel tempo in Italia credo nessuno, neppure le persone meglio informate sapevano cosa volesse dire Auschwitz. Anni fa qual era stato il suo primo impatto con Auschwitz? Era stato lunarmente diverso di notte, dopo 5 giorni di un viaggio disastroso in cui erano morte delle persone nel vagone, arrivando in un luogo di cui non si capiva la lingua, di cui non si capiva lo scopo, c'erano delle scritte insensate, una doccia, lato pulito, lato sporco e lato pulito. Nessuno spiegava niente, o ci parlavano in yiddish o in polacco e noi non capivamo. Era veramente un'esperienza estraniante, per cui si aveva l'impressione di essere in piena follia, di essere aver abbandonato la possibilità di ragionare, non si ragionava più. Eravamo 45 persone in un vagone molto piccolo, c'era appena appena lo spazio per sedersi tutti, ma non si poteva stare tutti sdraiati. C'era una giovane madre che allattava un bambino, e a noi avevano detto di portarci viveri. Stupidamente non abbiamo portato acqua, non abbiamo pensato, o poca acqua, nessuno ce l'aveva detto, pensavamo che l'acqua si trovasse. E abbiamo sofferto, benché fosse inverno, di una sete terrificante. Era veramente la prima esperienza tormentosa, questa della sete per 5 giorni. Ricordo che era inverno, che gelava il fiato sui bulloni del vagone. E noi andavamo a gara a raschiare la brina gelata, a ruttina di ugine, sui vagoni, sui bulloni del vagone, per raschiarla via per avere qualche goccia d'acqua da bagnarsi la bocca. E il bambino strillava dal mattino alla sera e di notte perché la madre non aveva più latte. E cosa ne fu dei bambini e delle loro madri quando... Sono stati uccisi subito. Dei 650 che eravamo in questo treno, i 4/5 sono morti la notte stessa o la notte dopo, sono stati smistati direttamente alle camere a gas. In questo scenario truce, di notte, con i riflettori, con gente che urlavano come non avevo mai sentito urlare, urlavano ordini che noi non capivamo, siamo scesi dai vagoni e ci hanno fatto allineare, c'era davanti un sottufficiale o un ufficiale, ho poi saputo dopo che era un medico, ma allora non lo sapevamo, che chiedeva a ciascuno, puoi lavorare o non puoi lavorare? Io mi sono consultato con quello che era vicino a me, era un mio amico, era un padovano, più anziano di me e anche non in buona salute. E gli ho detto, io mi dichiaro abile al lavoro. Lui mi ha detto, fa come vuoi, per me è tutto lo stesso. Avevo già abbandonato ogni speranza, infatti si è dichiarato inabile, non è entrato in campo. Faceva parte, non mai più rivista, come nessuno degli altri del resto. Io mi sono dichiarato chimico, senza sapere che eravamo addetti a una fabbrica di prodotti chimici. E questo mi ha portato poi molto più avanti qualche vantaggio, perché ho lavorato gli ultimi 2 mesi dentro un laboratorio. E il vitto lì com'era? Beh, il vitto era il problema numero uno. Io non sono d'accordo con quelli che descrivono la zuppa e il pane di Auschwitz come disgustosi. Per quanto mi riguarda, avevo talmente fame che li trovavo buoni. Non ho mai trovato disgustoso il vitto, neanche il primo giorno. Ci si adattava a tutto? La domanda è curiosa. Si è adattato a tutti, a tutto quello che è sopravvissuto. Ma la maggior parte non si adattava a tutto e moriva. Moriva per non sapersi adattare. Anche a cose che a noi sembrano banali oggi, alle scarpe per esempio. Si buttavano addosso un paio di scarpe, anzi neanche un paio, 2 scarpe scompagnate. Una col tacco e una senza. Bisognava essere quasi degli atleti per imparare a camminare in questo modo. Una era troppo stretta e una era troppo larga. Bisognava fare dei cambi complicati se si aveva fortuna e trovare il modo di assortire le 2 scarpe che andassero bene. Ma comunque erano scarpe che ferivano i piedi. Chi aveva la pelle dei piedi delicata finiva che aveva delle infezioni ai piedi, le ho avute anch'io, ancora i segni.
ma miracolosamente le mie sono guarite da sole, benché non abbia mai perso un giorno di lavoro. Ma chi era sensibile alle infezioni moriva di scarpe. Ma la maggior parte degli italiani deportati con me sono morti nei primi giorni per non capire. Non capivano gli ordini, ma non c'era tolleranza per chi non capiva un ordine. L'ordine doveva essere capito, veniva urlato, ripetuto una volta, poi basta, poi erano botte. Non capivano quando veniva annunciato che si potevano cambiare le scarpe. Non capivano che ci chiamavano per farsi la barba una volta alla settimana. Erano sempre gli ultimi, arrivavano sempre in ritardo. Quando avevano un bisogno da esprimersi, anche un bisogno che avrebbe potuto essere soddisfatto, non riuscivano a esprimerlo, venivano derisi. Anche moralmente era un crollo immediato. Per conto mio, tra le tante cause di naufragio nel lager, quella linguistica, quella del linguaggio è una delle prime. Molto importante intendersi. Fra l'uomo che si fa capire e l'uomo che non si fa capire c'è una differenza abissale. Uno si salva e l'altro non si salva. Direi che è toccato a pochi la fortuna di riuscire a conservarsi consapevoli durante la prigionia. Alcuni hanno riacquistato la consapevolezza di cosa era stata questa esperienza dopo, ma durante l'avevano persa. Molti hanno dimenticato tutto. Non hanno registrato le loro esperienze mentalmente, non hanno incise nel nastro della memoria, per così dire. Ecco, secondo lei un altro Auschwitz, un altro massacro come quello che c'è stato 40 anni fa, potrà mai verificarsi nuovamente? Ritengo che in Europa questo non possa avvenire, ma il mondo è molto più grande dell'Europa. Penso anche che ci siano dei paesi in cui ci sarebbe il desiderio di fare un Auschwitz e mancano solo gli strumenti.